Lovers, io sono Francesca, o meglio dire Francesca Love Books, e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere qui sotto dal titolo, oggi sono qui con la TBR dei prossimi mesi. Per chi non sapesse cos'è una TBR, TBR sta per To Be Read, nonché appunto i libri che si andranno a leggere in un lasso di tempo. Il lasso di tempo che mi sono data io è da oggi fino alla fine di settembre, quindi diciamo tutta l'estate. Non ho scelto tantissimi libri, infatti ne vedrete 9, per il semplice fatto che voglio anche un attimo essere più libera di scegliere la lettura che voglio e di farmi appunto attirare dai libri che ho in libreria. Sicuramente già vi spoiler, dovete finire la saga di Caraval, ma ok, possiamo andare avanti. Io direi di non perderci in chiacchiere, prima però voglio dirvi che ho fatto due liste Amazon. Avete presente quelle liste che vanno molto di moda adesso dove si consigliano dei libri? Ecco, ne trovate due qui sotto, una con i libri che ho letto da gennaio ad adesso, quindi tutte le letture del 2023 che ovviamente aggiornerò man mano, e anche i libri che vi consiglio di più, quindi le letture che vi consiglio per questo 2023. Trovate le liste qui sotto. Il primo libro che vi mostro è assolutamente Truth the Fire, il libro della mia bestie Miriam Giorgi. Questo libro è autoconclusivo, i seguiti saranno degli spin-off, ed è un paranormal romance apocalittico, post-apocalittico. Comunque c'è stata appunto un'invasione di zombie. Charlotte cerca di ovviamente sopravvivere in mezzo a questa Atlanta piena di zombie e si chiederà perché Ace ha deciso di salvarla, cosa c'è dietro il suo salvataggio, siccome praticamente tutti la vogliono uccidere, tutti la vogliono mangiare. Ve lo consiglio tanto 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 perché già arrivata a questo punto ci sono già dei colpi di scena che non mi aspettavo, e quindi piano piano si va a scoprire tutto. C'è anche un po' di rivalità tra questa Charlotte e diverse altre ragazze per questo Ace, che è il bellozzo di turno, già mi sono innamorata, e niente, ve lo consiglio. Poi è il libro appunto della mia Miriam, lo trovate in rigida inflessibile su Kindle Unlimited, anche come ebook, quindi se non avete Kindle Unlimited potete acquistarlo comunque, e anche in versione in inglese, quindi potete appunto decidere se leggerlo in italiano o in inglese. Io ve lo consiglio, è della mia Miriam, quindi dovete comprarlo tutti. Ma andiamo avanti, un altro libro che ho qui davanti è Il ladro di baci di LJ Shen. Sapete quanto a me piaccia questa autrice, questo libro è annotato, come potete vedere, non è un mio libro, questo qui è il frutto di un book crossing fatto tra me, Giordana e Erve, le Bookix. Sicuramente sapete cosa sono le Bookix, ne ho parlato in largo e in lungo, ovunque, praticamente in tutti i luoghi, in tutti i mari. Trovate qui sotto il link del gruppo Telegram. Questo libro è di Ervia, che è stato letto, è stato annotato, infatti troviamo appunto i post-it, ed è poi stato spedito a Giordana. Una volta che Giordana l'ha letto, l'ha annotato, l'ha rispedito a me, e appunto io lo leggerò, lo annoterò e poi lo spedirò alla sua proprietaria Ervia. Come potete vedere è proprio tutto tutto annotato, è molto bello perché oltre che avere un legame di amicizia è anche una cosa molto molto divertente. E questo libro praticamente si è fatto tutta l'Italia, perché dalla Puglia è andato a Napoli e adesso è arrivato qui in Piemonte. Non vedo l'ora di leggerlo, e non credo userò questi post-it, userò qualcosa di viola sicuramente, o qualcosa che si abbini comunque alla copertina, e la penna viola assolutamente, perché io devo sprigionare il mio amore per il viola. Questo non so bene di cosa parli, so che la protagonista si chiama Francesca, top nome, però Erve non l'ha sopportata, quindi partiamo già molto bene. Andiamo avanti, arriviamo alla parte mia preferita, ovvero parlare di Nekeror. Qui abbiamo due suoi libri che voglio leggere appunto in questi mesi, abbiamo Immoral e dall'altra parte Jealous, che è praticamente la versione speciale che troverete a Rare. So che Neke ha anche ancora qualche copia disponibile, vi consiglio di andare a scrivere su IG se ne volete comprare una. Questa copia la trovate soltanto a Rare o appunto preordinandola se ne ha ancora, e vi dico che trovate comunque la versione normale su Kindle Unlimited, su Amazon eccetera. Vi metto qui la copertina e non vedo l'ora di leggerlo. Allora, questo qui, se non sbaglio, abbiamo due protagonisti, Matthew e Kai. Matthew è uno scout di cheerleaders, mentre invece Kai è il vicepresidente, sì, il vicepresidente dei Miami Dolphins. Vite agli antipodi che poi si incontrano. È un M2M, contemporary romance, quindi io ci vedo già del fuoco in mezzo a questi due e non vedo l'ora. Questo credo sia una novella, sono veramente veramente curiosa, io adoro Nekeror, non ho dubbi sul fatto che mi piaccia, e questi due libri me li ha giftati lei, quindi cioè ancora di più perché Nekeror è la mia autrice del cuore e mi ha dato lei questi due libri, quindi per me ancora più emotional tutto questo, ed sono anche autografati, ho scritto alla mia stalker preferita, e niente, andiamo col prossimo. Abbiamo poi House of Love, sempre di Nekeror. Questo è un volume autoconclusivo, c'è anche un seguito, ma da quel che ho saputo parlerà di altri personaggi, quindi io vi mostro questo come libro autoconclusivo. Abbiamo Essie, ha un amore per l'equitazione, lei e il suo cavallo, che oddio non mi ricordo come si chiama il suo cavallo, raga, vabbè,
lei e il suo cavallo fanno tipo coppia fissa, una classica classica vita da sedicenne, tra gioie, dolori, vittorie. Lei crede di avere la vita perfetta finché un giorno non arriva a Cruz. Io spero di averlo pronunciato giusto. Anche lui fa equitazione e comincerà a rubarle le attenzioni, oltre che anche le gare, perché comincerà ad avere più attenzione dalla sua istruttrice e comincerà a vincere le gare. Comincerà già a esserci un fuocarello tra questi due, perché sicuramente lei si innamorerà di lui, c'è proprio scritto nella trama, e quindi voglio vedere un po' tutta questa storia travagliata. Ecco lui, bellissimo, anche questo lo trovate su Amazon, Kindle Unlimited, comunque tutti i link qui sotto, e ringrazio ancora una volta Nelke perché mi ha scritto a Francesca, una Essie tutta per te. Ok, io amo Nelke Rohr. È la mia autrice preferita, quindi abbiamo dubbi che queste mi piaceranno e che gli darò 5 stelle? Assolutamente no. Andando avanti, poi abbiamo Protocollo Ucronia. Questo me ne avete già sentito parlare in largo e lungo, non sarò qui a tediarvi ulteriormente, devo finirlo, sono arrivata al capitolo... mi manca pochissimo, cioè letteralmente mi manca poco, quindi non vedo l'ora di finirlo. E niente, io adoro la Lumine Edizioni e non vedo l'ora di parlarvene. Sempre edito Lumien, abbiamo Detriti. Questa è una nuova uscita, l'ultimo uscito in casa Lumien, siccome appunto è una casa editrice molto nuova e il loro catalogo ha soltanto 4 uscite che io ho tutte, non vedo l'ora di leggerle tutte così da portarvi proprio un video soltanto sulla Lumien Edizioni. Questo libro di Giuliana Leone, uscito da pochissimo, questo voglio andarmi a leggere la trama per spiegarvelo meglio, perché secondo me ha bisogno di un momento un pochettino più lungo rispetto agli altri libri all'interno di questo video. A parte il libro della mia Miriam, lei dovrebbe avere solo un canale dove si parla del suo libro. Il controllo di noi stessi è ciò che ci rende dei bravi cittadini, ed essere una brava cittadina è ciò che desidero di più. I regolatori inibiscono le pulsioni e questo garantisce l'ordine. Non assumerli è un reato. O prima, molte cose lo sono. Anche guardarsi negli occhi. Ogni tanto però, Ivy si è concessa di trasgredire la regola. È per questo che si sente sbagliata, per tutte le volte in cui si è trovata costretta a farsi del male pur di nascondere la parte peggiore di sé. Respira lenta, cammina piano, non oltrepassare la linea del collo con lo sguardo. Cambia strada se si avvicina un uomo, notifica ogni spostamento. L'ordine esige il controllo, eppure un messaggio non autorizzato riesce a indursi nelle case dei cittadini. C'è qualcosa oltre Opima, un luogo in cui le persone sono libere di scegliere, un luogo adesso è in pericolo. Ivy deve controllare le sue emozioni, a breve le verrà comunicato il suo punteggio e poi sarà assegnata alla sua compagna per formare un nuovo nucleo. Ma il tarlo della curiosità è troppo insistente. Cosa c'è lì fuori? Da dove arriva quel messaggio? Per quanto ci provi, non riesce a non notare alcuni comportamenti anomali dei cittadini, simboli, segnali, sguardi. La guerra per la libertà non tollera l'indecisione, ma Ivy è costretta a domandarsi se tutto ciò che ha conosciuto fino a quel giorno sia l'unica strada percorribile. Essere una brava cittadina può valere l'annientamento della propria umanità? O c'è qualcosa di più importante? Assolutamente una trama pazzesca e... si capisce anche questa cosa dello sguardo da queste illustrazioni, quindi dalla copertina. Io sono super curiosa per questo titolo e infatti appena finirò Protocollo Ucronia, Ucronia, io ho sempre delle difficoltà a pronunciarlo, mi butterò su di lui. Andando avanti vi mostro la lettura che stiamo facendo adesso a luglio con il Books Lovers GDL fatto da me e da Miriam. Trovate tutti i link e le informazioni utili qui sotto. Stiamo leggendo appunto Deviant di Ellie B. Lewin, edito Sperling Kapten, che ringrazio per la copia. Come sapete l'ho vista al Salone del Libro e appunto ho anche il suo autografo. Mi avete già sentito parlarne comunque sul mio altro social, su G, e tutte le settimane siamo in live sul sito con la T, che trovate il link qui sotto, e ci potete seguire mentre lo leggiamo e ve ne parliamo. Altro libro, questo qui è il libro di agosto per il Books Lover GDL, è La libreria delle cose perdute di Laura Taylor Nemey, edito HarperCollins. Di questo invece vi racconto la trama. Abbiamo Darcy, che praticamente ha sempre vissuto nei libri, legge tantissimo, è una lettrice forte come noi. Lei si è sempre rifugiata nei suoi libri per scappare anche un po' dal disturbo della madre, no? Che è l'accumulatrice seriale, siccome lei cerca in ogni modo di colmare il vuoto che gli ha lasciato appunto la perdita del marito. Darcy lavora anche in una libreria e un giorno dalla porta appunto della sua libreria entra Asher, e non entrerà solo dalla porta della libreria ma anche nel suo cuore. Lei ha sempre sognato le storie e le tofine, ma a che prezzo? Cioè questa volta lei, per avere una storia retrofine, cosa dovrà fare? Dovrà aprirsi, dovrà superare i suoi blocchi, le sue paure, quindi vedremo tutto
tutto questo dentro in questo libro. Secondo me è una storia strappalacrime, non so, ho questo vibes, non vedo l'ora di portarmelo in vacanza, perché appunto ad agosto andrò in vacanza e lui, che è molto piccolino, me lo porterò. Poi secondo me la copertina è mega bella, super super cute, non vedo l'ora di parlarvene e ringrazio appunto HarperCollins per la copia. Se volete partecipare o a Deviant o a questo, qui sotto c'è il link del gruppo Telegram. Ultimo ma non assolutamente per importanza è la maschera di Laura Rizzoglio. Allora, io ho anche incontrato Laura Rizzoglio, vi metto qui qualche foto, e lei personalmente mi ha raccontato che questo libro è anche un pochettino autobiografico, perché appunto oltre a esserci lei ci sono anche varie persone della sua vita, perché sono un gruppo di amici all'interno di questo libro, e quindi c'è un po' il gruppo di amici che aveva lei da giovane, qualche conoscenza, comunque c'è un po' di lei dentro questo libro. La masca, per chi non sapesse che cos'è, sono le streghe, da come le chiamano qui in Piemonte. All'interno di questo libro questo gruppo di ragazzi dovrà, come si dice, risolvere questo mistero, proverà a risolvere questo mistero in questa cittadina molto piccola, e questo libro è anche ambientato nelle mie zone, molto figo, perché appunto Laura è della mia stessa città. Dovranno appunto far luce su questo mistero, siccome in questa cittadina dove non succede niente, dove tutti si conoscono, stile quando aprite un video di Lisa True Crime che vi dice così ed è successo il finimondo, troveranno il cadavere di una ragazza e daranno tutti la colpa appunto a questa masca, e loro dovranno appunto mettere luce su questo fatto e scoprire un pochettino cosa si aggira veramente dietro al mistero della masca e chi è veramente il responsabile. Io sono super super curiosa, non ho solo questo libro qua ma anche un altro libro di Laura Rizzoglio che vi parlerò molto presto, voglio iniziare con lui, e niente, è proprio una lettura veloce perché saranno 150 pagine ed è anche un po' illustrato, ci sono anche delle foto. Questa mi sembra di conoscerla, è ambientato nelle mie zone, quindi qualche chiesa, qualcosa, e sicuramente l'avrò già vista e ci sarò già andata. E niente, non vedo l'ora di parlarvene e lo leggerò praticamente in un giorno, secondo me, perché veramente è super sottile. Vi lascio il link qui sotto se volete supportare l'autrice, soprattutto gli autori emergenti, fatelo. Qui sotto ci sono tutti i link per farlo. E voilà ragazzi, questi sono tutti i libri di cui vi ho parlato all'interno di questo video. Io aspetto di sapere le vostre letture per quest'estate. Trovate tutti i link dei miei social, dei gruppi di lettura, di tutto quello che c'è da sapere qui sotto, insieme alla wishlist, liste Amazon. C'è anche il mio canale Telegram, ho fatto un canale Telegram che si chiama Libri e Mood di Vita, dove vi tengo aggiornata sempre sulle mie letture, cose in anteprima, tipo ad esempio gli iscritti al canale sanno che oggi io sto registrando questo video e sanno anche di cosa parlerà, quindi entrate nel gruppo, vi aspetto, e c'è tutto quello che potete immaginare. Volevo fare una piccola precisazione, ad agosto ci sarà una pausa sul canale, l'ultimo video che vedrete sarà venerdì 18 agosto e poi fino a venerdì 8 settembre non vedrete video, vado un pochettino in vacanza anch'io, mi rilasso e niente, quindi volevo dirvelo, spero appunto che anche voi possiate rilassarvi. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo come tutti i venerdì alle 14:30. Ciao!